Siamo riusciti a mettere in piedi un evento molto più strutturato che diventa un passo in avanti, diciamo, fa un passo in avanti rispetto alle ultime edizioni, quindi struttura che significa un evento culturale di tipo enogastronomico, ma anche il festival, quindi una grande festa di piazza che mira a valorizzare questo grande prodotto con produzioni speciali di Cabras, che ha, diciamo, un'importanza molto grande perché riesce a spingere anche tutto un insieme di altri prodotti tipici di grande rilevanza che il nostro territorio ha e che sono punti di forza della nostra produzione agricola e ittica nelle loro anche produzioni di trasformazione. Vorrei citarne una che il festival prende in grande considerazione, il vino Vernaccia, che coglie attraverso il festival e sfrutta l'occasione del festival per riposizionarsi vicino alla bottarga, peraltro con un abbinamento unico. Io credo che queste siano le vere risposte alle politiche di sviluppo locale, sostenibile e di grande valorizzazione delle nostre eccellenze. Il Comune fa un grosso sforzo dal punto di vista finanziario, questo perché la Regione non dà una mano agli eventi enogastronomici. Qual è, insomma, il suo parere al riguardo? Ma dunque è una scelta che può determinare, diciamo, delle incongruenze questa. Per esempio questa vicenda, insomma, del Festival della Bottarga, che non ha la possibilità nell'enogastronomico, può far riflettere, nel senso che si tratta di eventi che diciamo, nell'intero territorio regionale un certo numero di eventi hanno bisogno di questo tipo di supporto, perché poi parliamo di prodotti agricoli, parliamo di ristorazione, parliamo di risorse che a volte sono, non per Cabras, perché abbiamo una certa fortuna, una certa forza, diciamo, di fattori di attrazione, però magari per altre località può essere invece uno dei pochi fattori attrattivi che, insomma, perdere può essere difficoltoso. Quindi questi festival, quando si interrompono, poi riprenderli in piedi, rimetterli in piedi non è semplicissimo.